Oh, sapevate che la renna è l'unico cervide in cui le corna sono presenti sia nei maschi che nelle femmine? Quindi praticamente sono cornuti sia i maschi che le femmine. E che in Nord America è conosciuta come caribù. Onestamente non che me ne interessasse molto di questo discorso, fino a che un giorno, quando ero in Lapponia, mi hanno portato un pezzo di pelliccia. Qual è la caratteristica più incredibile della pelliccia di renna? Beh, semplicemente che ha in alcune circostanze delle punte bianche del pelo. Quando ho visto la pelliccia di renna, che è questa qui, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata: finalmente ho risolto il problema di vedere le segge di sera. Quante volte ci è capitato di non riuscire a vedere la segge perché magari è scura? Invece, con questo ciuffo bianco della renna è possibile vederla. Allora ho detto, ora ci faccio una bella Geddes e ve la mostro immediatamente. Io sono Gabriele Zingaro, questo è il mio canale YouTube. Buona visione, e qualora non l'abbiate già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Bando alle ciance, passiamo al morsetto. Thank you.
Bene ragazzi, ora sapete due cose in più sulla renna, che hanno le corna sempre, che ha i ciuffi dei peli bianchi e che ci potete costruire le secce. Vi è piaciuto questo video? Mettete un bel like. Avete domande, curiosità, volete sapere altro sulla vita delle renne? Scrivetemelo qui sotto. Saluti! Ah, mi raccomando, non perdetevi il video che pubblicherò proprio sulla Lapponia. Sia qui che su Pesca TV. Vi metto il link per abbonarvi a Pesca TV qui sotto nella descrizione. Aspetto i vostri commenti sui signori della ninfa. Saluti!